Eccoci, ciao a tutti, siamo tornati alla diretta della nostra rubrica, il nostro break letteraneo tra sogni e libri, e siamo di nuovo qui questo mese a tenervi compagnia con due nuovi autori, non vediamo l'ora di presentarveli. Innanzitutto mi presento io, sono Jessica Maccario, e qui con me ovviamente l'immancabile Ale, quindi ciao. Ciao a tutti, io sono Alessia Francone e siamo ormai alla quinta puntata di questa nostra rubrica. Questo mese, è dedicato alla narrativa, quindi diciamo un genere che include tutti i generi. Poi in realtà i due libri che vi presentiamo oggi mescolano, in un mix direi molto intrigante, thriller, avventura e mistero. Quindi benvenuti agli autori di oggi. Ciao, ciao Emanuela Navone e Edoardo Guerrini. Ciao, Ciao ciao, ragazzi. grazie. Ciao Jessica, ciao Alessia. Che Allora, c'è ve li una novella. presentiamo in breve. Ve li Sì. presentiamo in breve, dicendo due cose su di loro, prima poi di dare la parola proprio a loro con la prima domanda. E entrambi autori CSU già da tempo, ci seguono con affetto. E iniziamo dunque a presentare Edoardo Guerrini, nato a Torino nel 1965, molto legato anche a Napoli, che è la città dei suoi genitori. È biologo, lavora presso la regione Piemonte, si occupa di tutela dell'ambiente, è un lettore accanito, soprattutto ama i classici e le detective stories, cosa che tra l'altro ci accomuna. E nel 2017 esce il suo primo romanzo Senza fili, che trae spunto dall'episodio della strage di Portella della Ginestra. È recentissimo, uscito da pochissimo, è Il Lago Verde, in cui, se non erro, torna il protagonista che già trovavamo in Senza fili. E oggi però parliamo insieme a lui di un altro libro, Il Quaderno del Fato, un thriller avventuroso che tocca luoghi pieni di fascino, oltre a Torino, che naturalmente è piena di fascino, non siamo, anche se non siamo di parte, ma parla anche di Marrakech, Samarcanda e insomma narra avventura alla ricerca di antichi codici e tocca anche temi importanti come l'integrazione tra culture, i dogmi e l'amore per la bellezza e la verità. E tra l'altro un romanzo che ha ricevuto importanti riconoscimenti, quindi Edoardo penso ti abbia dato anche importanti soddisfazioni e che io stessa tra l'altro ho avuto modo e il piacere di leggere recentemente, quindi mi fa molto piacere oggi parlarne con voi. Jessica, te la parola per presentare la nostra seconda ospite di oggi. Certo, allora, la nostra seconda ospite è Manuela Navone, anche lei fa parte del collettivo da anni, tra l'altro anche nostra media partner, quindi abbiamo avuto l'occasione anche di averla in fiera. È nata a Genova, vive sul confine tra il Piemonte e la Liguria e so che ama molto Stephen King e i fantasy classici e tra l'altro hai lavorato in una casa editrice specializzata anche in narrativa per l'infanzia e ora lavora invece con Pammi, come me, dirige una collana che si chiama Policromia e che pubblica soprattutto narrativa a generi libri molto particolari, anche questi li abbiamo portati spesso nelle nostre fiere. E poi so che insomma hai molte passioni, dalla scrittura, alla musica metal, alla fotografia, ai gatti, eccetera. E oggi ci parli di Io sono l'usignolo, che anche io ho avuto l'occasione di leggere in anteprima, che insomma mi era piaciuto molto, è un thriller anche questo molto particolare. In particolare è bello come appare tutto molto tranquillo, ma in realtà si celano dei messaggi intimidatori e anche dei disegni bizzarri dietro questa storia. E insomma, penso che ce ne parlerete meglio voi. Intanto salutiamo quelli che ci stanno seguendo, quindi un saluto a tutti quanti e direi che possiamo cominciare, quindi vai pure Alessia con la prima domanda. Perfetto. Allora, come sapete, se avete già seguito qualcuna delle puntate precedenti, noi tendiamo a partire o da un cliché o comunque da un po' da una caratteristica tipica o ben conosciuta del genere che affrontiamo. Nel vostro caso, in realtà, abbiamo deciso di partire proprio dall'ambientazione, che ci sembrava caratterizzare entrambi i vostri libri in un modo abbastanza marcato. E la domanda che vi faccio, che vogliamo farvi, è questa. Intanto, spesso si tende a scegliere ambientazioni nuove anche per l'autore, cioè in cui l'autore non è
scontato, però che possono magari risultare accattivanti per i lettori. E nel vostro caso invece entrambi partite da, almeno in parte, da luoghi che conoscete bene, fanno parte anche del vostro quotidiano, la Liguria per Emanuela e Torino per Edoardo, e per Edoardo poi appunto compaiono anche a questi altri luoghi, Samarcanda e Marrakesh, dove poi ci spiegherai se sei stato oppure no, e appunto vorremmo chiedervi perché questa scelta e come vi siete anche mossi per descrivere queste ambientazioni. Quindi prendetevi pure 10 minuti ciascuno per rispondere, perché non è una domanda così, a cui si possa rispondere in breve. Magari diamo prima la parola a Emanuela e poi a Edoardo per non accavallarvi. Ma in realtà 10 minuti per me sono tantissimi. Ok, allora vabbè, anche meno, se riuscite in meno, meglio ancora. Io sono l'usignolo, in realtà sì, sono ambientato a Liguria, ambientato proprio in zone che conosco bene, e per privacy, diciamo così, ho cambiato nome per questi i posti in cui è ambientato il romanzo, quindi Valsale nello specifico. In realtà è un paese che esiste veramente a pochi chilometri da dove abito io, e ha un altro nome, ma siccome, per chi poi leggerà, chi l'ha già letto, i protagonisti, comunque i personaggi che si muovono in questo romanzo sono un po' chiusi, un po' classico comunque, personaggio che abita in un paese, quindi la comunità chiusa, che ha i propri scheletri nell'armadio, ha magari qualcosa da nascondere, ed è molto anche chiuso nei confronti di chi viene da fuori. Siccome le più persone che abitano in questo paese sono un po' permalose, se avessi messo il nome vero, ho detto qua magari mi tiro dietro qualche querela, visto che qua nei dintorni c'è questa tendenza a querelare se magari dici qualcosa di un po' più negativo. Quindi ho preferito cambiare nome, ma comunque sono proprio posti che sono proprio della tipici della mia quotidianità. E io li ho scelti non tanto perché comunque li conoscevo già, quanto perché proprio mi serviva il paese dove fare ambientare questa storia, quindi un paese piccolo, come dicevo prima, chiuso, con questa diffidenza nei confronti dello straniero. Noi appunto abbiamo questa tendenza, io anche, perché comunque anch'io abito in un paese, a essere sempre un po' più diffidenti nei confronti di chi viene da fuori, è proprio una cosa tipica dei Liguri e dei Genovesi in particolare. E ho scelto proprio questo posto, piuttosto che magari andare a cercare un altro posto in un'altra regione, che magari non avrei avuto più difficoltà poi nella scelta, comunque nella ricerca di informazioni, nel vedere le vie, tutte queste cose qua. Ho preferito usare questo paese perché lo conoscevo molto bene. E in realtà poi ci sono alcuni punti in questo paese che non sono veri, ecco, diciamo, il paese c'è, ci sono tutte le vie, le piazze sono proprio vere, esistono nella realtà. In realtà poi ci sono anche alcuni pezzi che invece non ci sono, li ho aggiunti io proprio per inquadrare meglio la storia. Ecco, il bar del paese esiste, visto che nomini spesso il bar del luogo. Quello esiste. Il luogo di ritrovo, ecco. Sì, quello esiste. Diciamo che quando l'ho scritto io era diverso rispetto a come è adesso, però comunque c'è sempre, sì. Beh, è particolare questa cosa, perché comunque il protagonista si muove molto nel paese per cercare di capire, anche fa una sorta un po' di detective, no? Di tanto per cercare di capire cosa è accaduto, e questo bar è comunque un luogo caratteristico, no? Dove alla fine è vero, nel bar ci sono tante persone che passano, che parlano, dove si possono trovare molte informazioni, e lui spesso capita lì e insomma cerca di indagare un pochino. È bello perché è molto misterioso il tuo libro, quindi sì, fino alla fine. Poi nei nostri, diciamo, nei bar di paese, alla fine uno, se deve chiedere qualcosa, va lì, perché comunque si conoscono tutti, tutto sa tutto di tutti, e quindi lo classico luogo di ritrovo dove una persona come il protagonista di questo romanzo doveva per forza andare lì, anziché magari spostarsi da altre parti, per comunque luogo di ritrovo nei nostri paesi, un bar, un circo, diciamo, luoghi di questo genere. Esatto, va bene. Allora passiamo a Edoardo adesso. Allora, ci hai dato ambientazione, vai. L'ambientazione nel mio caso è venuta abbastanza spontaneamente in relazione proprio alle mie abitudini di vita, perché in combinazione nel 2017 ho cambiato lavoro, sono passato dalla provincia di Torino,
dove lavoravo tra l'altro comodissimo a due passi da casa mia nel palazzo di Corso Inghilterra, e quindi tutt'altra zona. Invece mi sono trasferito in regione all'assessorato attività produttive, che sta in via Pisano a due passi da Porta Palazzo, e quindi diciamo le mie abitudini di vita lavorativa, siccome oltretutto sono responsabile di acquisto per la mia famiglia, e quindi negli intervalli del pranzo solitamente andavo sempre al mercato. Quando ero in provincia andavo in Piazza Benefica, e chiaramente quando sono passato in regione sono passato ad andare pressoché tutti i giorni al mercato di Porta Palazzo. E quindi un conto è aver ben presente la realtà di Porta Palazzo, del quartiere Aurora, della Torino multietnica, ma conoscerla così en passant ogni tanto. Un conto è viverla tutti i giorni e respirare gli aromi dei ciuffi di menta che vengono venduti ai banchetti improvvisati fuori dai banchi centrali, quella menta che arriva in tempo reale dal Marocco tutte le mattine, e tutto il resto di tutta l'immensa congerie di diverse origini delle persone che vivono in quel quartiere, che è stato un po' il nucleo fondante dell'idea del mio romanzo, perché poi l'idea è venuta anche da notizie, che è un po' il mio modo di mettere assieme le idee, anche molto dalla lettura dei giornali e delle notizie che saltavano fuori un po' così, anche datate di qualche anno fa, circa il jihadismo e il tentativo di proteggere i manoscritti che facevano certe popolazioni del Maghreb, che erano detentrici di manoscritti antichi, di depositi di valore immenso, che andavano protetti dai jihadisti che tentavano di impadronirsene per distruggerli. E quindi mettere assieme l'ambiente in cui vivevo tutti i giorni con quest'idea legata alla possibilità di voler proteggere un codice antico dalla furia jihadista è stata un po' l'insieme del nucleo fondante di questo libro. Ok. Sì, tra l'altro devo dire effettivamente, adesso che parlavi di Porta Palazzo, intanto si vede benissimo nel tuo protagonista che appunto c'è, cioè, questo vivere proprio l'ambiente di Porta Palazzo, e anche proprio attraverso la gastronomia, i profumi, insomma, anche poi in realtà quando c'è il viaggio verso il Marocco nella prima parte, cioè, dai anche molto spazio all'elemento, ad esempio, gastronomico, all'elemento, quindi si respira e si assapora, mi verrebbe anche da dire, insomma, l'ambientazione, cioè si vede che hai proprio cercato di far cogliere anche questi aspetti, non solo una banale, ecco, descrizione dei luoghi, ma proprio anche questi elementi di gastronomia, di costume e così via. Multisensorialità, dico io, sì, è proprio, vuole essere un po' la mia cifra, io ci provo sempre, insomma, non so se ci riesco, però ci provo. Beh, sì, direi che questo aspetto, secondo a mio modo, è ben riuscito e anche si nota bene nel libro, ecco, quindi... Poi se posso magari aggiungere solo una cosa circa l'ambientazione invece a Marrakech, fermo restando, poi magari ne parliamo anche dei viaggi che ho fatto, eccetera, però anche lì l'immagine che mi veniva di una delle prime scene del libro è un'immagine che fa venire immediatamente alla mente, è un'immagine celebre che è quella di l'uomo che sapeva troppo di Hitchcock, quindi diciamo il mio modo di lavorare è sempre molto per citazioni, e per citazioni di cose, di opere di maestri che io ammiro infinitamente, cioè proprio Hitchcock per me è uno dei maestri del cinema assoluti, in assoluto, e quella scena lì della piazza Gemma Efna e di quel mercato parallelo a quello di Porta Palazzo per me era essenziale.
Beh, anche interessante questo elemento delle citazioni, effettivamente. Sì. Adesso che me lo dici, ripensando al film, è vero, diciamo, non avevo riconosciuto la citazione leggendolo, però adesso che me lo dici, l'associo. Questa atmosfera di Hitchcock si può ritrovare anche un po' in quello di Manuela, cioè, c'è da dire che c'è qualche similitudine anche in questo, anche se sono due generi abbastanza diversi, però mentre ne parlavate mi è venuto in mente anche per il suo. E visto che sono entrambi un po' di suspense, così vogliamo dare la possibilità a voi di farvi una domanda a vicenda, no? Di fare una sorta di confronto. Se doveste chiedervi qualcosa riguardo, anche se non avete letto il libro dell'altro, riguardo all'altro, che tipo di curiosità potreste avere? E stavolta lo chiediamo a Edoardo per Emanuela e poi viceversa. Ah, nel mio caso, beh, mi incuriosisce l'atmosfera, diciamo, un po' alla Twin Peaks, un po' alla, sullo stile di certi thriller, ambientati nella provincia, no? E poi certi paesi piccoli della provincia Ligure, che un po' dell'entroterra Ligure, che un po' conosco, molti hanno una struttura medievale bellissima, quindi posso immaginare che possano nascondere delle atmosfere abbastanza affascinanti, no? Beh, sì, che comunque diciamo che si prestano molto per un mystery o un thriller, un mystery, un piccolo paese, sì, con queste magari sì, struttura medievale, sì e no, però comunque ci sono anche tutti questi ruderi, tutti questi paesi semi-abbandonati. Da me poi siamo già in Piemonte, però molto vicino a me addirittura abbiamo anche una chiesa abbandonata, sconsacrata, quindi molto quasi cadente, però sì, su quella hai ragione, c'è molto da fare, ecco, se uno vuole inventarsi magari una storia ambientata in queste zone sul mister ci sta proprio bene, sì. Beh, un elemento particolare del tuo libro che non abbiamo nominato è la questione degli uccelli, visto che si chiama Io sono l'usignolo. Ti chiedo così a brucio come ti è venuta questa cosa dell'usignolo. In realtà questo romanzo ha una gestazione che è lunga, 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 perché è iniziato, non mi ricordo, non andavo ancora, ero ancora in triennale, quindi sarà una decina d'anni fa, iniziata questa gestazione e c'era quest'idea dell'usignolo in gabbia, che tra l'altro è anche un leitmotiv di un gruppo musicale che ascolto, di questa cosa di essere in gabbia, di questo usignolo che è in gabbia e che quindi dovrebbe liberarsi. E poi andando avanti con la stesura, ecco, con la decisione comunque poi di riprendere in mano questo libro, perché innanzitutto all'inizio era di un tutt'altro genere, doveva essere un horror, quindi comunque sempre nel mistero. Mi è piaciuta l'idea di comunque inserire questo uccello, quindi questo usignolo, come l'effettivo protagonista del romanzo, che poi sarebbe il protagonista barra antagonista, questa persona che si fa chiamare usignolo, perché appunto non si dovrebbe leggere tra le righe il fatto che proprio c'è questa idea del protagonista barra antagonista che è in gabbia e vuole comunque liberarsi, e come se appunto fosse, una volta che si è liberato, una sorta di usignolo che in realtà non canta, non fa nulla, ma osserva in disparte, cerca di comunque di influenzare il corso degli eventi dell'altro protagonista, che sarebbe poi il giornalista barra investigatore che dovrà poi risolvere questo mistero. Esatto. Va bene, adesso se ti viene in mente una domanda da fare tu a Ma Edoardo. io sì, perché a me piacciono molto i romanzi, io non l'ho letto col libro di Edoardo, però mi piacciono molto i romanzi, come diceva lui, multisensoriali, quindi dove ci sono questi piccoli dettagli che comunque ti fanno assaporare qualcosa, parlo ovviamente virtualmente, ti fanno assaporare, odorare, sentire, ecco, toccare. Quindi io ti faccio questa domanda proprio di un dettaglio. E se è appunto una cosa tipica tua della tua scrittura, o se invece è qualcosa che proprio vai tu a ricercare perché proprio ti piace l'idea della multisensorialità. Ma sì, diciamo che dipende
dal punto di vista del metodo che mi è sempre venuto di lavoro, io mi immagino sempre le scene prima di scriverle, cioè cerco di vederle, e quindi da questo punto di vista, anche appunto se mi capita di ambientare in posti un po' lontani, un po' esotici, mi baso sempre sugli strumenti che oltretutto adesso sono ricchissimi, di documentazione anche fotografica e possibilità di orientarsi immediatamente nei posti dove voglio ambientare le storie. E poi appunto mi faccio sempre la domanda: cosa succederebbe se i protagonisti appunto si trovassero in quel posto, che cosa farebbero, dove andrebbero a mangiare, per dire, dove andrebbero a dormire. E quindi mi viene sempre un po' da cercare questo tipo di realismo nell'ambientazione, quello sicuramente. Poi diciamo che nel complesso mi sembra sempre che possa essere limitante anche questo modo di scrivere, non detto che sia necessariamente così efficace, però a me viene da far così, insomma. A me pare che arricchisce come introdurre questi tipi di dettagli, arricchisce sempre un po' comunque l'atmosfera e la storia stessa. Io non ti ho ancora letto, ma ti leggerò presto. Perché ormai stiamo facendo un po' tutti i vari autori del collettivo, no? Giusto per avere un po' visione su tutti, li stiamo leggendo un po' tutti. Dai, direi che possiamo passare all'ultimo. Passiamo all'ultima parte della nostra rubrica, quella più temuta. Allora, siamo arrivati alla parte finale della nostra rubrica, e appunto quella più temuta dei nostri autori, perché dovete dare risposte brevi, quindi un paio di parole oppure semplicemente sì no, senza ovviamente stare a pensarci troppo, un po' tipo stile Iene, diciamo. Anche allora questa volta facciamo partire Edoardo e subito dopo Emanuela, così non rischiate di accavallarvi. Diteci quando siete pronti, e poi facciamo partire Jessica con la prima domanda. Vabbè, la prima è facile. Vi chiediamo, da lettori preferite un lieto fine o un finale drammatico? Ah, lieto fine, allora. Decisamente. Devo rispondere anch'io? Sì. Sì. Io finale drammatico. Ah, non avevo dubbi. Visto il finale. Allora, devo dire che anch'io sono la sostenitrice del lieto fine, quindi. Allora, diteci un po' un mistero su cui vi piacerebbe indagare, grande mistero della storia, insomma, qualche cosa che vi venga in mente. Generalmente parto sempre da questioni attuali, quindi ad esempio un mistero che mi piacerebbe indagare potrebbe essere il contrasto fra le grandi potenze, tra gli Stati Uniti e la Russia, per esempio. Direi che potresti indagare parecchio e anche a lungo, hai materiale. Io invece vado sull'archeologia, perché mi piace tantissimo i misteri risolti dell'archeologia, quindi direi l'Isola di Pasqua. Interessante, effettivamente. Affascinante. Prossimo romanzo, sai già dove ambientarlo. Esatto. A questo punto ci colleghiamo. Un luogo in cui non siete mai stati, in cui vi piacerebbe andare. Un luogo in cui non sono mai stato? La prima che mi viene in mente è New York. Non ci sono mai stato, incredibile però. Okay. E c'è un qualche motivo specifico per cui ti...
Sì, forse perché in realtà in questo periodo ce l'ho sotto gli occhi tutti i giorni, perché sto scrivendo una storia ambientata parte a Napoli, parte a New York, quindi... Stai facendo ricerca. E allora sì. Il prossimo viaggio appena... Ormai la situazione sembra stia migliorando, incrociamo le dita, quindi... Prossimo viaggio. Emanuela? Ma io invece mi piacerebbe visitare la zona di Dover, quindi in Gran Bretagna, quelle zone lì, per il semplice motivo che a me piace molto giocare ai videogiochi, ho una serie di videogiochi che sono ambientati tutti in quella zona e ho saputo che l'ideatore di questi videogiochi è proprio andato in questi paesi a scattare delle fotografie che poi ha riutilizzato per fare il videogioco, quindi mi piacerebbe proprio andare lì a visitare questi posti, anche perché poi sono tutte zone in cui si può anche scrivere delle storie sopra, perché sono molto particolari, molto misteriose anche quelle. Sì. Si vede che state cercando materiale per i prossimi libri, siete già lanciati. Allora, passiamo adesso dalle ambientazioni ai personaggi. E quindi vorremmo sapere da voi quale antagonista letterario, o se volete anche cinematografico, vi affascina di più. Affascina ovviamente nel senso letterario del termine. Ah, interessante. Beh, qui bisognerebbe pensarci un po' a rispondere. Un antagonista... Abbiamo un po' di vantaggio, se vuoi diamo la parola a Emanuela questa volta. Grazie, ne approfitto volentieri. Allora, io letterario avrei anche un po' da pensarci, perché ne ho parecchi di antagonisti che mi piacciono. Invece, cinematografico direi assolutamente il Joker di Batman. Soprattutto mi è piaciuto tantissimo l'interpretazione di Heath Ledger quando ha fatto nel Batman Cavaliere Oscuro, ed è un personaggio che mi piace tantissimo, il Joker. Letterario invece dovrei pensarci un po' anch'io, perché sono parecchi. E per ora ci accontentiamo di Joker. Sì, va benissimo. Ti è ispirato qualche... Abbiamo ancora in crisi? Tocca a me, ma la butto lì. Un antagonista tipico che mi viene in mente così, prima al brucio, è l'innominato. Mi sembra tutto sommato abbastanza particolare, abbastanza geniale per come è stato studiato. E a livello cinematografico... perché non sempre nel campo degli Avengers Loki? Penso sia un personaggio abbastanza notevole. Vero, non ci avrei pensato. Parlando invece dei vostri personaggi, ce n'è uno in particolare che avete preferito scrivere o che vi siete ritrovati di più? Stavolta chi parte? Vediamo, Emanuela, parti tu. Sì, io direi assolutamente Florian Chevalier, che sarebbe poi l'usignolo, io sono l'usignolo, che mi è piaciuto tantissimo scrivere di questo personaggio. Anche se un maschio ti sei ritrovata. Sì, sì, ma io mi ritrovo molto nella scrittura, diciamo, dal punto di vista dei maschi, sì, no, quello non ho problemi. Bene. Dardo invece. Io, parlando in particolare dei personaggi del quaderno, io amo tantissimo Ahmed, che è un ragazzo che è abilissimo col computer e mi piace molto, anche se, diciamo, lui fa molto gioco di squadra con tutto l'insieme, soprattutto con sua sorella Jamila. Sono due personaggi che amo molto. Quadro dei tre personaggi è anche un argomento direi fondante della nostra proprio di stato tra abilità diverse, ovviamente
Ecco, diteci invece, secondo voi, quali sono i tre ingredienti che rendono un libro insegnabile? Quali assolutamente ingredienti non devono mancare in un libro insegnabile? Possiamo partire da Amira. Ti sento malissimo, Alessia. Si sente tanto bene. I tre ingredienti? Ingredienti fondamentali, hai detto. Sì, esatto. Ah, ok, ora ti sentiamo. Chi va? Beh, Edoardo. Vado io? Allora, beh, dunque, prima di tutto la suspense, questo sicuramente per me è abbastanza fondamentale. Poi mi piace molto arrivare a un climax, a un momento topico nel quale esca qualcosa che ha a che fare con la verità, diciamo una ricerca di una verità particolare che non è tanto evidente a tutti, non è tanto sotto gli occhi di tutti, e quindi per me è un po' il messaggio che voglio dare nei miei libri. E poi per il resto direi, come si diceva prima, un'ambientazione realistica, quella sicuramente. Mm-hmm. Invece Manuela? Io direi anch'io come Edoardo la suspense, perché è essenziale. Poi una scrittura, uno stile che comunque ti sia renda il libro page turner, quindi comunque ti faccia andare avanti alla lettura fino a che tu non arrivi alla fine. E poi io direi anche un personaggio, che può essere anche non il protagonista, ma forse il protagonista sarebbe meglio, che comunque nel quale il lettore ci si possa immedesimare, o comunque renda le sue avventure siano tali che il lettore non veda l'ora di sapere come va avanti. Effettivamente, se non provi empatia in un certo senso per i personaggi, magari non sei invogliato. Certo. Effettivamente. Invece passiamo adesso a una domanda che non c'entra con il libro in sé, ma se mi trovassi in una situazione di pericolo, quale oggetto, quale cosa pensereste di salvare? Più che una persona, una cosa, un oggetto. Il telefono. Di solito telefono o computer. È una risposta frequente. Sono i più gettonati, sì. Manuela invece. Ma devo salvare per forza una cosa, non una persona. Vabbè, le persone le salviamo tutte, le portiamo tutte. Le persone si salvano tutte, quindi... Se sono indecisa tra salvare il telefono, perché se mi trovassi da sola poi dovrei avere il telefono per avvisare le persone, i miei cari, per dire che sto bene, e il Kindle, perché quello, se dovessi perdere il Kindle mi andrei in paranoia. In puoi stare senza leggere. Sì, sì. Va bene, l'ultima. Sì? Prima del faccia a faccia, allora, quale messaggio, un po' ce l'avete già accennato, ma comunque ve lo chiediamo ancora una volta, quale messaggio vi piace trasmettere ai lettori con i vostri libri? Spero si sia sentito. Vado io? Sì, ma sì, un po' l'ho già detto, appunto per me è fondamentale sempre parlare di qualcosa che è riferito alla realtà, e tra l'altro da questo punto di vista ho una visione anche abbastanza parziale, cioè un po' alla einaudiana di vecchia maniera, quindi diciamo sono abbastanza contrario alla tesi di coloro che sostengono che l'autore non debba far trasparire il proprio pensiero anche da un punto di vista politico e sociale. Per me invece è fondamentale e non sarebbe per me neanche possibile tacerlo, perché mi viene proprio spontaneo.
Io invece mi piace solito far passare il messaggio che qualsiasi, chiunque tu sia, in qualsiasi situazione ti trovi, in qualsiasi posto ti trovi, ci potrebbe essere sempre qualcosa che ti stravolge l'esistenza, non necessariamente una cosa negativa o positiva. Comunque c'è il fatto di essere, magari, trovarsi in una situazione inaspettata che, alla quale poi bisogna fronteggiarla. E può essere, come appunto dicevo prima, una persona comune, come possiamo essere noi. Bene, avete tirato fuori dei messaggi diversi dal solito. Bene, direi che siamo arrivati al faccia a faccia finale, in questo caso serve più per far uscire un po' la vostra personalità, e vi chiediamo voi, vi sentite più panzer o plotter? Cioè siete autori che tendono a strutturare tutto quando vi mettete a scrivere un nuovo libro, vi organizzate con schemi, schemini, eccetera, oppure siete più di pancia e quindi andate un po' liberamente? E partiamo da Edoardo. Beh, uno schema ce l'ho sempre quando inizio, però molto spesso non è completo, cioè preferisco iniziare a metter giù avendo più o meno solo l'idea abbastanza precisa su come finirà il libro, però per il resto, per come si evolveranno le vicende, molto spesso mi capita di procedere un po' a tentoni e lasciare che poi i personaggi prendano vita da sé. Quindi magari cambia anche idea, strada facendo. Sì, sì. Capito. Manuela? Sì, io di solito ho anch'io comunque una trama a mente, non necessariamente la scrivo, ma poi scrivo e da qualche parte mi porterà la storia. Ecco, anch'io, come diceva Edoardo, lascio che i personaggi si trovino in queste situazioni e vedano loro come agire. Cerco di non evitare forzature. Non sapete il finale in partenza, diciamo, non partite già con l'idea di so dove, so dipende. Come voglio finire. Io dipende. Con l'usignolo ero indecisa tra due finali, quello a lieto fine e quello un po' più aperto, poi ho scelto... Andiamo sul tragico, perché devo fare? Io sono... Giustamente. Beh sì, quindi diciamo scegliete entrambi comunque una via di mezzo tra le due strade. Ecco, invece diteci, nella vita siete persone più avventurose o preferite di più le comodità, la tranquillità, insomma? Ma, oddio, avventuroso alla mia età sarebbe un po', però diciamo che amo molto i viaggi e da questo punto di vista non mi dispiacciono anche le scomodità di certi posti dove ai tempi, quando viaggiavo low budget, tra l'altro, da ragazzo, ho affrontato anche situazioni abbastanza complicate di posti dove la fauna limitrofa al letto dove si dormiva era piuttosto folle. Però da questo punto di vista non mi faccio troppi problemi, però per il resto diciamo che sono uno molto prudente, di sicuro non mi vado a cacciare in situazioni complicate. Sì, sì, però avventuroso, diciamo, come ad esempio come viaggiatore, relativamente avventuroso, ecco. Un po' sì, sì, sì. Invece Manuela? Io quando ero più piccola, nel senso nel ventennio, quando avevo sui 20 anni in su, ero molto, andavo un po' all'avventura, ho fatto due o tre numeri che eviterei di raccontarli perché cose un po' così. Però no, adesso invece sono un po' più tranquilla, cioè anche a me piace viaggiare, però mentre quando viaggio cerco magari un po' più la comodità rispetto a prima, che andavo un po' l'avventura, costa anche magari un po' di dormire di fuori, però adesso no, sono un po' più tranquilla. Okay. Bene, vi sentite più delle persone più ironiche o più seriose? Cioè vi piace, non so, fare battute, essere spiritosi, o vi sentite un po' più seriosi nella vita? Mettiamo da Edoardo. Ah, io sono decisamente serioso, sono, come comico sono negato totalmente. Emma, tu?
Ma io sono, tendo a essere magari un po' più sull'ironico, l'ironico andante, a volte magari faccio battute che capisco solo io, comunque magari danno fastidio, però tendo a essere un po' più sull'ironia, intendo. Preferisco essere meno seria, ecco, a volte sì, però tendo anche più. Anche quando scrivo comunque c'è sempre quel tocco di ironia. Un po' di ironia però c'è anche in Edoardo, almeno nello scrivere io l'ho percepita, un po' di ironia nel tuo libro. Molto garbata però un tocco di ironia l'ho percepita. Sì, quello sicuramente, nella scrittura sì. Siete timidi o estroversi? Ah, io nasco timidissimo. Un tempo... ero particolarmente timido, poi vabbè, col tempo ci si allena anche quando, anche per lavoro, ci si trova ad affrontare assemblee pubbliche piuttosto complicate sui conflitti ambientali e così via, ci si fa le ossa e quindi maturando si può diventare più estroversi, però comunque diciamo di fondo ero così. Un po' più timido. Mm. Io sono molto introversa, anche se non sembra, cerco sempre di stare un po' sulle mie. No, in realtà sì. Poi magari con chi mi trova, allora sono un po' più aperta, però magari se mi trovo in contesti in cui non conosco nessuno, sono leggermente più introversa, lo sono sempre stata da piccola, poi quando andavo a scuola nelle superiori mi dicevano che era sociale, perché appunto tendevo a stare con me. Con poche persone, quindi, però anch'io come con Edoardo, quando inizi a essere nel lavoro, comunque devi aprirti un po' di più, perché comunque trovi avanti a volte delle situazioni che se sei più timido ti contestano. Scusatemi. Poi noi che abbiamo a che fare tutti i giorni con gli autori, voglio quante persone incontri. Abbastanza di quelle cose che diciamo che sono di ferro, senza dire che cosa sono. Jessica lo sai anche tu, perché anche tu sei direttrice di collana, quindi Il contesto fiere comunque aiuta, questo è il fatto di riprendere finalmente le fiere è un bel vantaggio, perché ci ritroviamo di nuovo un po', ci sblocchiamo. Vai, adesso... La persona è diverso da uno schermo, sicuramente tornerà tornare una realtà, diciamo, dei rapporti umani un po' più normale. Poi siete persone eleganti o casual? Se dovete scegliere un come porvi, diciamo, nella vita. Ho avuto l'imprinting da mio papà, che stava sempre in giacca e cravatta sul lavoro, e quindi probabilmente ho questa fissa, tranne nei due mesi in cui fa troppo caldo e non posso reggere la cravatta, però per il resto mi piace l'eleganza maschile. Senti a tuo agio. No, io invece sono più sul casual, elegante magari in situazioni un po' più formali, allora sì. Se no, in situazioni più informali vado molto sul casual, ecco, molto, molto tranquillo. Benissimo. Ecco, siete allora più all'antica o modernissimi? Dove, allora, non intendete ovviamente né all'antica né modernissimi come in senso negativo, però se tendete a essere più, diciamo, rivolti verso il passato o modernissimi, quindi tutto quello che è nuovo e bello, insomma. Ma io tendenzialmente so and so, diciamo, perché la memoria secondo me è sempre importante, però sono abbastanza convinto che, soprattutto per come stanno andando le cose in questo periodo, bisogna avere una buona consapevolezza del futuro, quello sicuramente.
e anche per cercare di modificarlo e evitare di rimanere sommersi dal cambiamento climatico. Quindi da questo punto di vista mi piace un cambiamento tecnologico possibilmente rivolto a migliorare la sostenibilità. Certo, quindi tu ci lavori con questo, quindi giustamente, correggimi se sbaglio, ma è proprio il campo in cui lavori, quindi giustamente. Ecco, Manu, raccontaci un po'. No, io sono più sul moderno, ecco, mi sono adeguata alla modernità, ecco, non tutto, però comunque cerco di essere un po' in passo coi tempi. Poi comunque adesso, quando è scoppiata la pandemia, se non avessimo avuto tutti questi mezzi tecnologici sarebbe stato un po' un disastro, anche comunque rimanere in contatto con le persone. Quindi direi che se la sappiamo usare bene, la tecnologia può aiutarci tantissimo, bisogna saperla usare, saperla sfruttare bene. Allora, l'ultima domanda invece riguarda un po' i vostri sogni, quindi siete più sognatori o concreti, vi chiediamo, e poi in generale qual è un vostro sogno nel cassetto? E partiamo stavolta da Manuela. Ma io sono sempre con la testa sulle nuvole, in realtà, quindi proprio mi faccio le storie nella testa, a volte mi perdo proprio a pensare, magari uno dice, boh, è arrabbiata, in realtà so più che sto pensando, mi faccio tutte le storie in testa, mi creo le storie, quindi sono sempre stata così. Quindi sono abbastanza con la testa sulle nuvole. E sì, tendo magari a essere un po' più idealista, però in certi aspetti un po' più sul pragmatico, dipende un po', ecco, dai contesti. E per quanto riguarda il sogno, ormai sono un sogno che ho da 10 anni ormai, andare a abitare in Francia. Purtroppo adesso il sogno si è un po' ridimensionato, quindi sto rimanendo ancora qua nel mio paese. Però il mio sogno sarebbe stare in Francia, perché sono stata 6 mesi in Erasmus 10 anni fa, mi sono innamorata di una città in cui stavo e mi piacerebbe tantissimo comunque andarci a vivere. Ti piace il francese, ma ti piace come posto, proprio come abitanti, come cibo, come... Mi piace come posto, non so per neanche spiegare il fatto in cui, non so, forse perché il fatto che sono stata qui 6 mesi, ma ogni volta che ci andavo spesso prima che scoppiasse la pandemia, adesso purtroppo ci si può muovere meno, ma mi sentivo proprio come se fossi a casa in questa città e quindi mi trovo proprio bene lì. Perché qui c'è tutto, a parte le persone, che le persone poi sono più o meno tutto il mondo e paese, quindi meno male, però proprio il posto che non saprei spiegare, dare una spiegazione, come se mi sentissi a casa quando arrivo. Bella. Edoardo invece? Ma io sono abbastanza pragmatico, perché oltretutto mi ricordo male i sogni, non difficilmente mi ricordo, sicuramente sogno, ma quasi mai quando mi sveglio ricordo cosa ho sognato, quindi da questo punto di vista sono abbastanza limitato. E, per quanto riguarda il mio sogno personale, francamente penso che la cosa che mi piace di più, soprattutto nell'ambito della carriera letteraria, e avere la possibilità di viaggiare. Beh, per me il mio sogno è fare almeno 5 o 6 giri all'anno per fiere o per premi o per festival, come occasione pure semplice di divertimento e di svago, e anche di conoscere persone diverse sconosciute, posti diversi sconosciuti. Bello, qui e non posso anche condividere, perché se per me sarei sempre in giro. Il guaio è poterlo fare, perché poi ci sono gli altri legami di lavoro che te lo impediscono, però un po' da questo punto di vista abbiamo molte alternative quest'anno, perché se tutto va bene dovremmo essere comunque da Torino, Milano, Pisa, quindi insomma è un'occasione che accogliamo volentieri di tornare a viaggiare. E
speriamo insomma di vederci di nuovo tutti in fiera. E basta, siamo arrivati alla fine, abbiamo concluso le domande, quindi direi che possiamo chiudere. Ringraziamo i nostri autori, Emanuela Navone e Edoardo Guerrini, per essere stati con noi, per aver risposto alle nostre domande, più o meno scomode. E vi invitiamo a continuare a seguire la pagina del collettivo Scrittori Uniti, su cui pubblichiamo tutte le nostre iniziative, su cui quindi si parlerà appunto di queste prossime fiere a cui accennava Jessica, perché si torna in presenza, e su cui ovviamente poi compariranno anche le future puntate della nostra rubrica, quella di luglio, poi ci prenderemo magari una piccola pausa agosto e poi si ritornerà insomma in grande stile a settembre. Grazie ovviamente a Jessica con me. Grazie a te, che sei sempre qua, compagna di viaggio. E salutiamo anche gli altri compagni di viaggio che non ci sono ma sono sempre presenti, quindi Claudio Secci, Manuela Chiarattina e Manuela Siciliani. Un abbraccio anche a voi e un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora a voi due. Grazie, grazie. Grazie Alessia, grazie Leonardo, un abbraccio a tutti.